Qua, eh, vi vicino in Quante prove per un applauso e poi oltretutto spontaneo. Cara Elenia, come stai? Benvenuta. Buonasera a tutti, bene? Tutto bene? Sì, sì, sì. Hai fatto la maratona di Padova? La mezza. La mezza perché? Eh, perché ho fatto la mezza perché 21 mi bastano. Km. Mamma mia, caldo boia. Eh, tanto caldo. A Padova, dalla gente. Alla Veneto, Capi invece faceva freddo. Eh, vedi, ma bastano 100 km di differenza. Succedono state eh, cose. Eh, non ci sono più le stagioni. Eh. Eh, non è più. ogni mondo è paese. Eh, oggi sì. voglio fare, sai, quelli che facevano i, i, i detti, sai come una volta, tanto va la gatta all'ardo che ci Oggi è la giornata dei proverbi. Oggi è la, la giornata dei proverbi. Mi, sono, mi sento ispirato dai proverbi di Salomone ultimamente, per cui cerco di esportarli, è vero. E sono molto contento che oggi siamo andati a trovare gli amici del Trentino. Perché ti dico questo? Perché sento tante eh, diciamo tante cose. A me piace che il trofeo Trivento e il Mastercross, tanto per andargli una gira, perché ogni tanto bisogna anche ricordarselo, sia, si sia esteso, perché oggi pare che si vada di moda a chiudersi, no? adesso vediamo le frontiere eccetera. E c'è ancora gente che, cre che crede che bisogna fare il campionatino nel proprio terreno, invece bisogna avere una certa lungimiranza e qua presento Daniele Pontoni, fategli un bel applauso. Daniele. Dico questo perché non ho pregiudizio nella mia vita, no, guai al mondo a 60 anni avere pregiudizio sarebbe grave. Però è vero, c'è gente che dice no, bisogna farlo in Veneto, no, bisogna farlo, mettiamo in Trentino. No? E, questi circuiti chiusi, ma dove si va? Cioè, non, ci sarebbero, eh, non ci sarebbe la vostra società se eh, dovesse essere stata racchiusa soltanto nel Trentino. Gli sponsor vogliono anche uscire fuori. Ma chiaramente adesso rimanere chiusi come hai detto tu nel nell'ambito del, del proprio orto non, non va bene, quindi più ci espandiamo eh, più visibilità c'è e più numeri facciamo. Chiaramente eh, noi lo facciamo perché ci piace soprattutto all'inizio. Ma dietro di noi eh, ci sono gli appassionati ma soprattutto gli sponsor, senza gli sponsor e senza i loro soldini noi faremmo ben poco, quindi grazie a loro diamo la possibilità di questi a questi ragazzi di confrontarsi con i pari età, eh, farlo solo con i ragazzi della propria regione è un conto, farlo con i ragazzi di tutta Italia è ancora meglio. Ecco aver fatto il campionato italiano è servito anche farlo perché hai accumulato esperienza, tu sei un corridore, sei stato un corridore, però… Organizzare qualcosa di diverso. Aver fatto questi circuiti in questi anni ti avrà forse insegnato anche qualcosa? Ma, eh, chiaramente si impara. Eh, dal passato, anche se non si finisce mai di imparare, perché ogni giorno dobbiamo imparare qualcosa di nuovo. Eh, organizzare i campionati italiani è stata forse la, la gara, la corsa più difficile e impegnativa. Mm, L'importante ti dico poi alla fine che tutto sia andato bene e che tutti siano venuti via contenti perché fare un campionato italiano a Monteprat non è stata cosa semplice, perché l'hai ha, fatto sul niente e comunque, ripeto, l'importante è che la gente sia andata via tutta contenta, gli ha detto i lavori e anche chi è venuto a vedere. Noi che andiamo anche a fare le corse e a fare tutti questi circuiti, cominciando dal Triveneto, il trofeo internazionale SMP e il Giro d'Italia, credo, sia per noi, eh, direttori sportivi, direttori tecnici, team manager delle società, ma anche per gli sponsor, ripeto, una cosa importante. Oltre che per i ragazzi, eh, diventa fare sport, ma allo stesso tempo è un momento di aggregazione. Voi avete avuto una sfiga incredibile, io credo che voi avete fatto non so, centinaia di riunioni contro il maltempo, la pioggia, contro non so, due metri di neve, potevano anche esserci. Io credo che la nebbia l'avete avuta quel giorno e basta che tra l'altro non era neanche nebbia, si sono, abbassa, <ride> sì, si si sono abbassate nuve. le nuvole. Eh, Uguale. Eh, quindi eh, tu ti prepari a tutto, ma c'è sempre l'imponderabile. Eh, quindi sì. ripeto, nonostante questo, magari fra un po' di anni, e ti dirò, per come è andata, è andata bene, perché il giorno dopo Monteprate era veramente una cosa catastrofica. Sono stati, ci siamo salvati al sabato, sì. il venerdì avevamo ancora il sole. Eh, chiaramente avremmo avuto il tempo di dieci giorni prima, bel tempo, sole con tutto ghiacciato sarebbe stato uno spettacolo anche per le immagini televisive, ma magari fra dieci o vent'anni saremo qui a ricordare Monte Prat per i corridori che sbucavano dalla nebbia e per quel magari qualche scatto, qualche immagine che rimarranno credo negli annali del cross. Eh sì, io ricordo una frase di De Zan che l'ho scoperta un paio d'anni fa proprio per, in occasione di una presentazione delle tue. Splende il sole sul Monte Prat, ed era la frase che inaugurava, apriva le immagini di quel grande uomo che era Adriano De Zan e quindi va tutto il mio pensiero perché lui per me è stato un'icona, è stato un mentore. Ma detto questo poi in chiusura andremo a parlare anche di montagne, Monte Prat, come Monte Grappa, come Erto e Casso, mi vengono in mente che sono delle montagne che bisogna conquistarle, non sono montagne per tutti, ma in chiusura faremo un piccolo cappello, ricordamelo tu perché io sono poi c'è la Teresina, mi dimentico. Assolutamente Parallel. importante. Voglio presentare anche Paolo Leonardi che è general manager, team manager del 300. Trentino, Che Trentino Rosa e Trentino, Trentino Cross, Trentino Cross, Trentino eravamo Trentino Rosa. Buonasera a tutti. Però Rosa è ancora, ci cioè, avete ancora tante donne. Ma eh, sì, il, diciamo che abbiamo mantenuto quella come intestazione fiscale per eh, lasciare un segno forte eh, per valorizzare tutto il settore femminile che purtroppo secondo me non è, non è riconosciuto nel modo giusto. Eh, noi una mezza idea di fare una squadra elite, poi alla fine non è stato praticabile il progetto e eh, grazie a Prontoni negli ultimi due anni, due anni e mezzo, abbiamo elaborato questo progetto di Trentino Cross. Trentino Cross SMP è la dicitura esatta. Eh, che Dire, eh, mi sembra di vivere un momento fantastico perché eh, a soli due anni dalla Costituzione siamo già una realtà ben presente nell'ambito del panorama nazionale. Mm, abbiamo fatto un progetto triennale a STEP per cui stiamo percorrendo eh, con de, delle, delle, degli avanzamenti importanti, il primo anno era un anno per conoscere un po' l'ambiente, la situazione, la realtà. E il secondo anno è stato quello di prendere maggiormente le misure ma anche cominciare a guardarsi intorno a livello anche di qualche esperienza internazionale. E lì abbiamo sicuramente avuto delle occasioni importanti con dei atleti che hanno avuto un'ottima visibilità a livello internazionale. Il prossimo anno vogliamo ampliare l'orizzonte appunto perché riteniamo che il ciclocross in cui siamo specializzati, noi facciamo solo questo, lo vogliamo far bene. Adesso andiamo prima la prima clip, Veneto Cup, siamo andati con le nostre telecamere, un successo di partecipanti, anche la, voglio dire, CX, non è il ciclocross, però ho visto se insomma quindi mi ha, mi ha un po' Hai visto qualcuno che conoscevi? Qualcuno che conoscevo, non ho visto Marco Ponta ma poi dopo glielo chiedo, ma andiamo via la clip. Prima prova della VK anche e prova di Veneto Cup Cross Country, via la clip. Con le immagini siamo a Montecchio Maggiore, cittadina vicentina che ha ospitato la prova della Veneto Cup e prima prova di V-Cup, il circuito di mountain bike che anche quest'anno scratch seguirà interamente. Organizzazione appunto eh, a capo di Mosè Savegnago, di Coratec Kate, per questa bellissima gara su un uh, percorso molto, molto tecnico. Andremo a vederlo poi dalle immagini del nostro Gianni Dal Santo e di Alessandra Gazzola dicevo percorso molto tecnico che ospita per la prima volta anche una gara di eh, Veneto Cup quindi tutte le categorie al via un saluto alla famiglia Fiorito che si occupa come per il ciclocross anche nel mountain bike delle eh, classifiche quindi delle partenze Flavio Furlanetto lì a visionare la prima partenza che è quella destinata ai Master 3, Master 4, Master 5, Master 6 Seguiranno poi, lo ricordiamo, nel finale, sempre in questa gara, le donne donne elite, donne Under 23, donne juniores e donne Master. Questi sono i Master 4, vediamo anche eh, Mariuzzo, vediamo Antonio Tasca. Quindi attendiamo la partenza dei Master 5. Eh, sarà bella lotta, un bel parterre di atleti al via, nonostante le concomitanze con Moreno Bianco, Frizzarin e via via tutti gli altri. Master 6 invece con uh, Borsato. Paladin, Zoccante, Lazzaro e, e via via tutti gli altri. Poi sarà appunto il turno delle donne, donne eh, elite, donne junior eh, e eh, donne eh, amatori. Un bel numero anche di atleti, anche qui, con l'azzurra Serena Calvetti che parte già eh, nelle prime eh, posizioni. Dicevamo percorso molto tecnico, i complimenti sono, insomma, sono fioccati anche sui social network. Nel frattempo, Nicola Terrin. Prende le redini della corsa. Per quanto riguarda la gara dei Master 3, già eh, buono il suo vantaggio nei confronti di Davide eh, Battistello. Quindi eh, lo vediamo con il 149 Stefano Zanini del Bike Club in eh, terza posizione. Attendiamo e vediamo anche come sarà intanto un saluto anche Alessandro Zande Giacomo eh, che appunto è sempre presente alle gare della eh, Veneto Cup, dicevamo. Eh, gara Ruggero Lanzato, anche lui eh, lì eh, davanti in quarta posizione. Quindi il primo di Master 4 eccolo qua è Antonio Tasca, Antonio Tasca eh, del Bike Pro Action, uh, seguito da Sergio Pesci. Pellizzer e da Michele eh, dal pezzo. Mosè Savegnago che quest'anno ricordiamo eh, ha allestito una bellissima formazione al Coratec Kate che avremo ospite in trasmissione da noi a Scratch prossimamente, non solo elite, non solo under 23, ma eh, soprattutto anche eh, categorie giovanili. Abbiamo visto adesso il passaggio intanto di Sergio eh, Pellizzer in mezzo agli atleti eh, master 3 e attendiamo anche il primo master eh, 5 che è moreno bianco, lo vediamo, del Cub Ke Crazy Victoria Bike, già eh, lì al comando. Il primo Master 6 sta arrivando proprio adesso e lo vediamo, è eh, l'appunto il eh, Livio eh, Paladin e Maurizio Borsato. Quindi questi sono i primi due per quanto riguarda la eh, Master eh, 6. Ecco, lo vediamo intanto anche eh, Borsato. Attendiamo l'arrivo delle prime donne, sarà bella lotta. Ricordiamo il giorno prima si è corsa la gara Horse Category a eh, Montichiari. Serena Calvetti ha corso sia a Montichiari che Appunto lì a casa Coratec già al comando assieme a Jessica Pellizzaro. Mentre questo è il secondo gruppetto con Noemi Pilat e eh, Nicole eh, Tovo. Quindi una bella lotta anche per quanto riguarda le eh, donne elite, donne junior con Margherita Coral eh, lì davanti, mentre le donne master abbiamo Ilaria Savaris tallonata da Alessandra eh, Teso, Savaris Teso, il eh, duo di testa per quanto riguarda le. E, eh, donne eh, master ricordiamo che eh, scratch farà vedere tutta la V-Cup quindi eh, sarà anche un banco di prova non solo questa prova ma anche soprattutto le altre che andranno a seguire abbiamo visto Beatrice eh, Prataviera che in uh, questo momento è uh, impegnata me mentre lo vediamo Nicola Terrin già nei single track uh, di, uh, della parte centrale della, della corsa, Terrina che ha già eh, dominato le prime prove della Veneto Cup. Bello questo tratto di percorso dove eh, bisognava affrontare anche questa breve scalinata. Antonio Tasca ancora al comando per quanto riguarda la Master 4. Quindi già buono il suo margine. E intanto vediamo eccolo qua il Nicola Terrin per quanto riguarda la Master 3. Con Davide Battistello subito dietro. E, e Stefano Zanini per quanto riguarda la terza posizione. Quindi Zande Giacomo, lo vediamo. E eh, Ruggero Ranzato che dovrebbe essere il quinto. Eccolo qua. Già preso da Antonio Tasca. Antonio Tasca che sta vincendo la Master eh, 4. Sergio Pellizzer, che è il secondo dei Master 4, è eh, già attardato. Di eh, circa due minuti. Intanto scorriamo anche tutta questa parte molto veloce e siamo verso eh, la eh, addirittura d'arrivo, quindi di salita, eh, anzi discesa, che adesso va. Eh, appunto in asfalto quindi molto molto più scorrevole ricordiamolo che nei master 5 al comando abbiamo moreno bianco mentre l'abbiamo vista la, la, il duo di testa composto da serena calvetti e jessica pelizzaro due parole sulla pelizzaro che sta crescendo settimana dopo settimana molto buone anche le sue prestazioni nelle gare dell'internazionale d'italia che abbiamo commentato noemi pilate in terza posizione quindi nicole tovo in eh, quarta questa è eh, la, la classifica Uh, donne elite. Ancora discesa e ancora protagonisti qui a Montecchio Maggiore con le categorie master veramente uh, un applauso a More Mosè Savignago e a tutto lo staff che ha uh, appunto costruito questo percorso una Calvetti oggi veramente diciamo bella pimpante nonostante le fatiche del giorno prima a eh, Montichiari, Jessica Pelizzaro paga un po' la partenza veloce e si attesta in seconda posizione, mentre Noemi Pilat ha già un buon margine di distacco dalla Calvetti che ormai è sicura lì davanti in terza posizione, quindi questo in questo momento è il podio per quanto riguarda le donne elite under 23. Donne Junior, andiamo a dire che Margherita Coral ha già un buon margine di vantaggio sulla Katia Carretti quindi sono erano solo due le Donne Junior, speriamo nelle prossime tappe di, di Veneto Cup di vederne di più. Intanto la Savaris ha preso anche la Tovo, eh, Savaris prima delle Donne Master la Tesa invece eh, ha avuto un piccolo problema e quindi è eh, nettamente eh, praticamente indietro si è praticamente ritirata intanto Nicola Terrin eh, eh, lì davanti sempre più leader come diciamo degli, come detto, degli, della Master 3 con Antonio Tasca leader della Master 4 Moreno Bianco leader della Master 5 e questa è la prima junior la Margherita eh, Coral della Ciclisti Euro Velo Serena Calvetti eccola qua vinci, andrà a vincere la prova delle donne elite under 23, bellissimi questi passaggi all'interno all e fuori il castello con questi single track, un percorso molto molto tecnico che serve anche ai nostri atleti sicuramente per riuscire a preparare poi le gare internazionali Noemi Pilat in terza Posizione e queste belle immagini dall'alto con il drone eh, donate dal nostro pilota SAP Davide Quilotti andiamo verso le ultime eh, tornate di gara. L'arrivo trionfante di Nicola Terrin Spezzotto Bike Team che va a vincere la Master 3 su Davide eh, Battistello, San Bortolo e Stefano eh, Zanini. Antonio Tasca vince la Master 4. Bike Pro Action la sua squadra su Sergio Pellizzer e Michele dal eh, pezzo attendiamo anche l'arrivo di Moreno Bianco per quanto riguarda Cub Crazy Vittoria Bike vince la Master 5 su Renato Cecchetto e Gabriele Fabris Master 6 eh, la vinta Livio Paladin su Borsato e Stefani vittoria della Coralla. abbiamo vista su Katia Carretta e attendiamo la vittoria anche di eh, Calvetti Serena. Quindi Serena Calvetti, team corat Kate, eh, team di casa su Jessica Pellizzaro e eh, Noemi Pilat. Beh, direi che si è partiti alla grande se, se mi consenti di dirlo. No, no, veramente felicissimi per questo inizio, questo inizio della VK col botto, direi. Eh, tanta gente, partecipazione. Sono Bella giornata, ehm, organizzazione perfetta, veramente non, io penso che meglio di così non so cosa si potrebbe fare. Sì, siamo molto contenti, Fieri. Sono anche senza voce perché ormai è stata una settimana impegnativa. Siamo partiti decisamente bene. Beh, Beneto Cup è ormai una realtà che si sa che ha i suoi frutti. Con V Cup speriamo che il proseguo sia uguale o almeno si avvicini a questo e. Sì, il tempo ci ha aiutato, fortunatamente ci sono stati pochissimi infortuni, e lievi anche, e speriamo in bene per il resto. Eh, sì, abbiamo portato una prova della Verito Cup qui a Vicenza. Riteniamo che il mondo del fuoristrada a Vicenza sia un mondo in forte crescita e venire qui è stato sicuramente un qualcosa che dà valore aggiunto a tutta l'attività. Voglio sottolineare che oggi abbiamo avuto una forte partecipazione delle categorie giovanili che è la, dove è la base del nostro lavoro, cioè lavorare sulla promozione come modo per finalizzare poi l'attività a livello agonistico. Con la seconda gara andiamo a commentare la categoria Elite e Under 23 che corre nella Open, quindi i Junior, Master 1, Master 2 e Master Elite. Eravamo abituati nel ciclocross a queste partenze affollate, diciamo che nella mountain bike... Questo succede tutte le settimane perché in un'unica mattinata, quindi in un'unica eh, mattina, corrono praticamente tutti. Saranno poi eh, anche le categorie giovanili in un percorso a loro dedicato a chiudere la rassegna della Veneto Cup. Prima prova anche della V Cup che ricordo che Scratch trasmetterà interamente. Qui gara open, quindi gli elite e gli under 23. Abbiamo gli atleti eh, di casa del team e kate che sicuramente vorranno ben figurare, capitanati da Michele Casagrande, ma anche... Anche Domenico Valerio che sta eh, veramente crescendo settimana dopo settimana. Thomas Pacagnella che dopo un ottimo ciclocross sta partendo un po' in sordina. Diciamo che per Thomas i programmi quest'anno avranno anche degli appuntamenti un po' diversi dal ciclismo, ma che gli daranno sicuramente moltissima soddisfazione. Master 1 e Master 2 con gli Elite Master Sport insomma le categorie più che eh, si avvicinano alla fascia 1 nel ciclocross anche qui abbiamo dei nomi importanti con Giancarlo Ginestri, lo ricordiamo lo scorso anno dominatore per quanto riguarda la V-Cup intanto un saluto anche a Arna Arnaldo Maralpon che oggi era presente come giuria assieme sempre alla famiglia Fiorito che è eh, di casa nella Veneto Cup ed è davanti subito un duo Korat Kate come Michele Casagrande Grande e Domenico Valerio, dietro di loro un altro duo con Alberto eh, Lenzi e abbiamo visto anche eh, Lorenzo dal eh, Piva. Subito dietro li vediamo anche eh, Ginestri, questi sono già i primi master per, con eh, anche il più eh, giovane dei Paccagnella. Intanto Thomas Paccagnella, Nicola Dalto. Pallaoro e, e via via eh, tutti gli altri. Eh, lo ricordiamo che eh, un saluto anche a Marco Bui che eh, sicuramente è storia e anima della mountain bike. Lo ricordiamo per chi si fosse messo eh, appunto a seguire Scratch in questo momento che stiamo commentando l'XC dei Castelli a Montecchio Maggiore, intanto il primo junior eh, Matteo Leaso del team organizzatore, il team Coratec Kate subito dietro. Eh, li vediamo un manipolo di atleti capitanati da Andrea eh, Menichetti eh, lo ricordiamo siamo a Montecchio Maggiore quindi paesino di grande storia qui la storia narra eh, appunto che nel castello dei, dei Montecchi si incontrava in maniera, in maniera diciamo eh, di nascosto si, incontrava Giulietta, si incontravano eh, Giulietta e Romeo, lo sappiamo poi la storia li portò a Verona ma è sempre molto bello poi riuscire a eh, mixare lo sport in questo caso del bel, del bel mountain bike con eh, appunto queste, questi bei, bei monumenti e anche un po' di storia che non fa mai male. Un percorso molto tecnico con dei bei, dei bei single track. Prima parte in salita d'asfalto e poi questa parte che andava appunto a costeggiare il castello con eh, appunto single track in mezzo al bosco, qualche scalinata. Intanto vediamo anche che eh, diciamo la natura, di, la primavera dà il suo meglio appunto per quanto riguarda eh, la natura. Davanti abbiamo visto sempre Domenico Valerio con Michele Casagrande, un po' più staccati abbiamo eh, Ferrazzo con. Palla e eh, Lenzi, ricordiamo anche, l'abbiamo visto ancora lì davanti, ehm, Lorenzo dal eh, Piva: primo junior. Eccolo qua che è ehm, Matteo Leaso. Quindi Andrea Menichetti e Tommaso Zarantonello. E intanto andiamo a vedere anche eh, chi è davanti per quanto riguarda la Master 1. Gara bella bella tecnica. Intanto eh, gli, gli altri biker seguono la gara degli Elite anche per imparare. Il duo Casa Grande Valerio fa praticamente gara insieme per eh, tutta questa prima parte di corsa. Quindi eh, Lenzi subito dietro, lo vediamo in terza eh, posizione, un ragazzo under 23, quindi un ragazzo molto molto giovane. Nicolò Ferrazzo in quarta, eh, ma intanto le immagini sono su eh, Pallaoro che è in eh, quinta Posizione anticipato da eh, Thomas eh, Paccagnella dicevamo Master 1, Master 2 Master Elite, quindi categorie Master che corrono insieme agli Elite al comando tra i Master 1 in questo momento se la stanno giocando Gianni Senter e Nicola eh, Solimeno mentre in Master 2 abbiamo eh, Pietro Lunardi, Luigi Barizza e Giancarlo Ginestri questo è il eh, terzetto per quanto riguarda i Master 2, intanto passaggio all'interno del centro di Montecchio per la coppia di testa, Casa Grande e Valerio, ricordiamolo, sono entrambi atleti elite mentre il terzo assoluto, che lo vediamo in maglia verde fluo Team Rude Project è Alberto Lenzi, che è un under 23, subito seguito da Nicola Ferrazzo, Palaoro e eh, Thomas eh, Paccagnella mentre eh, Master 2 abbiamo detto Lunardi, Barizia e Ginesti se la giocano veramente a, eh, a pochi secondi l'uno dall'altro Master Elite, già la situazione a metà corsa è delineata con Mattia Doro della Salese Cycling in prima eh, posizione già buono il suo vantaggio nei confronti di un gruppo di atleti capitanato da Daniel Zini, eh, Daniel Tasso e eh, Alessandro Antoniazzi intanto Valerio, Valerio scusate, e eh, Casagrande affrontano eh, per l'ennesima volta ricordiamo era un cross country quindi più giri da percorrere la eh, discesa del castello quindi Lenzi eh, in terza posizione, Nicolò Ferrazzo in quarta, Pallaoro Salesi Cycling in quinta, Thomas Paccagnella in sesta, Matteo Leaso lo vediamo in eh, primo dei, per quanto riguarda gli juniore. Seguono tra gli elite, li abbiamo visti, li andiamo a nominare perché comunque è di Zordana, Nicola D'Alto, nuovo atleta della Tribium Froggy Line, Lorenzo Dalpiva, Marco Ticco e Andrea Roccon. Ricordiamolo che la gara Open vinta la vediamo da Domenico Valerio sul compagno di colori Michele Casagrande è una gara per Elite Under. Il primo under è Alberto Lenzi in terza posizione assoluta, nonché primo degli under quindi Nicola Ferrazzo in quarta. Cristian Pallaoro eccolo qua. Salese Cycling in quinta. Eh, complimentato dal suo eh, presidente e eh, team manager, in sesta posizione Thomas Pacagnella che arriva con il primo junior Matteo Leaso eh, che eh, appunto sarà il vincitore della Lly Junior. Seguono d'alto Dal Tico e Roccon. gara Junior l'abbiamo vista con Matteo Leaso che va a vincere su Andrea eh, Menichetti, mentre eh, anche un saluto da Alessandra Gazzola che assieme a Nicola Argerisi era presente per l'intera giornata con le nostre telecamere eh, Salese Cycling. Per quanto riguarda la vittoria eh, di eh, Doro Mattia, fra quant per quanto riguarda il Master Elite su Zini, Daniel lo vediamo in seconda posizione e eh, Daniel Tasso in terza. Vittoria anche per quanto riguarda Pietro Lunardi nella Master 2 su Barizza e Ginestri: Master 1, Senter, Solimeno e eh, Bisetto. Bellissime le immagini dall'alto. Andiamo alla terza gara destinata alle categorie giovanili. Ultima gara in programma, immagini dall'alto di Montecchio Maggiore. Ringraziamo il nostro pilota Davide Quilotti. Ricordiamolo che Scratch ha appunto il brevetto per poter volare sopra i cieli del grande ciclismo. Gare a esordienti maschile primo e secondo anno, ragazze esordienti e allievi primo e secondo anno. Quindi l'ultima gara in programma, quella destinata alle categorie giovanili che vede un percorso leggermente più corto rispetto leggermente anche più eh, facile rispetto a quello delle prime due corse destinate alle categorie UCI e alle categorie amatoriali un percorso comunque molto molto tecnico che per volere di Veneto Cup sta eh, aumentando di difficoltà diciamo eh, prova dopo prova è importante per questi ragazzi che poi andranno a confrontarsi in ambito nazionale in questo caso perché faranno la Coppa Italia eh, comunque confrontarsi in percorsi difficili perché questo la mountain bike insegna la tecnica molto molto importante e quindi vengano e complimenti a Mosessa Vegnago per aver allestito veramente un percorso molto bello non solo dal punto di vista paesaggistico e storico culturale ma anche e soprattutto eh, dal punto di vista eh, tecnico di corsa intanto un saluto anche a Ivan Galante la famiglia Galante con il piccolo bimbo già in bicicletta e eh, davanti andiamo a vedere per gli allievi e, e gli esordienti chi è in eh, prima posizione tra gli allievi davanti vediamo siamo eh, Loris Mazzucco, il nostro eh, già, eh, atleta già conosciuto per quanto riguarda la mountain bike Sprint Vidor Lavallata, con Simone eh, Pederiva in eh, seconda posizione. Quindi, in questo momento, la stanno facendo da padroni gli atleti della Sprint Vidor per quanto riguarda eh, gli allievi. Eh, segue la compagna di colori Maria Zarantonello che ha fatto anche un po' di ciclocross e eh, al suo debutto a Monte Prat, Alessia Nespolo, quindi Arianna Tavella. Mentre per le ragazze esordienti la lotta è di eh, fra due atlete, eh, vale a dire Erika Campagna e Chiara Mariutti, ricordiamolo che appunto le varie concomitanze non aiutano sicuramente. La vittoria andiamo a vederla per l'atleta del Team Eurovelo di Giovanni Meneghin esordienti al ehm, Secondo anno, quindi vittoria anche di Anastasia Pellizzaro per quanto riguarda le ragazze allieve su Maria Zarantonello in seconda posizione, segue Alessia Nespolo tra le ragazze eh, anzi siamo già con gli allievi Loris Mazzucco va a vincere su eh, Simone Pederiva che lo vediamo in impennata in seconda in posizione e Nicolò Consolaro del team Coratec Kate in terza posizione allievi al primo anno allievi al secondo anno va a vincere Aaron Royas ciclistica Eurovelo su Gabriele Tramontin e Elia eh, Buiatti questi primi tre per quanto riguarda allievi maschili allievi esordienti scusate al primo anno Vince Stefano Covasin su Enrico Dalben e Matteo Bertagnini, donne esordienti, ragazzine più piccole con la vittoria di Erika Campagna a Velo Club Meduna su Chiara Mariutti della Bike Tribe eh, Salgareda. Con le immagini e tutto, diamo la linea allo studio. oltre 100 i bambini di scena al baby cross La Garibaldina, il giorno prima della gara dei Grandi al Parco dei Cinque Pini, per una manifestazione diventata un classico per gli amanti di questo sport e che lega la passione per il ciclismo, la città di Mentana e la storia di Garibaldi nel ricordo più vivo di Arnaldo e Maurizio Ciccolini. O meglio di così questa garibaldina non poteva partire un straordinario baby cross ricordiamo a questa età la bici è un gioco ma certo voi come sempre avete fatto le cose alla grave. beh io veramente sono eh, veramente emozionato perché vedere questi bambini in questo splendido parco a Mentana a careggiare mi fa, mi dà veramente emozione e ringrazio di cuore gli amici di Pedala che ti passa che hanno fatto tutto questo in, in poche ore insieme all'amico, al grande amico Massimo Franco, grazie Signor Club, che meraviglia vedere questi ragazzi in bici questo è il futuro del ciclismo questo è il futuro del ciclismo è sempre bello vedere questi giovanotti che vanno in bicicletta no? Eh, si vede che è un, eh, è un campo veramente bellissimo stare in mezzo di questi qui sono, eh, è una meraviglia guarda. che meraviglia quando una gran fondo per amatori come la Garibaldina aiuta attivamente il ciclismo giovanile ma perché eh, quando è un gran fondo è fatto in questo modo qua, eh, dove fanno una un manifestazione come questa con tutti quei bambini che vanno in bicicletta, eh, vuol dire che è un gran fondo come Garabaldina è, un, è una cosa che lavora anche per il eh, ciclismo futuro, perché portano questi giovani che vanno in bicicletta, qualcuno di questi vedrai che viene fuori. Maria Valentini solo il ciclismo ha questa capacità di trasformare in un parco in un'immensa pista di ciclismo qui i bambini si stanno divertendo come matti anche i genitori ve lo vedono no, questo è veramente una bella cosa qui a Mentana hanno fatto una scuola in un mese, un mese e mezzo delle persone stupende ci hanno, hanno 40 ragazzi c'è un altro circuito qui vicino pertanto quando i ragazzini fanno questo lavoro che è più importante della pista, se è più completo e stanno, non stanno in mezzo alla strada come ho detto, per i genitori che si divertono è anche una loro sicurezza per farli giocare. 1.300 iscritti ed è una vera festa di piazza, quella organizzata dallo storico ASD Gruppo Ciclistico Ciccolini che ha radunato al via la banda di Mentana con le maggiorette, i Garibaldini e i fucilieri dell'Associazione di Guidonia, l'attore Paolo Celli a interpretare il generale Garibaldi e il campione Knut Knudsen, oro olimpico su pista nell'inseguimento individuale nel 1972, oltre che vincitore di 49 gare su strada tra i professionisti, tra cui 6 tappe al Giro d'Italia e una Tirreno Adriatico. E abbiamo fame di quella fame che il vostro urlo ci regalerà. E abbiamo l'aria di chi vive a caso. Aria di quelli... Che colpo d'occhio oggi pedalerà in buona compagnia. In buona compagnia, sì. Adesso in partenza si sta bene, no? Perché vai avanti come ospite. Dopo il mio percorso non lo so ancora dove sono. Comunque è una bella cosa da vedere tutti questi corridori qui. È, un, è una cosa impressionante, guarda. Sono molto molto contento per essere qui. La cosa più bella oggi è che è una vera festa di piazza. quello sì, la carin Baldina è sempre una festa, quindi oggi poi c'è tantissima gente siamo sempre contenti. Quindi ogni anno è così, non possiamo che essere felici. Abbiamo da giustificare per la trasmissione la gara vanta il patrocinio della commissione europea della Europe Direct Roma del consiglio regionale del Lazio e del comune di Mentana ed è inserita nel circuito Fanta Bici che ha iniziato con la Gran Fondo di Cerveteri e proseguirà con la Gran Fondo del velodromo di Forano l'8 maggio la Terminillo Marathon il 5 giugno e si chiuderà con la Gran Fondo Valle del Tevere l'11 settembre prove amiche la Gran Fondo Terre di Assisi Strasubasio e la Gran Fondo Medievale I percorsi di gara previsti, il lungo di 135 km con un dislivello di 1910 m e il medio di 82 km con un dislivello di 1200 m. Lunga fuga verso la conquista del podio della Gran Fondo di 134 km ad opera di Roberto Cesaro. Gaetano Golletta e Stefano Pellegrini, che hanno chiuso in quest'ordine sotto al traguardo, mentre al femminile ennesima conferma della pluricampionessa d'Italia Elena Cairo, della S. Roma Ciclismo. È una volata a ranghi ristretti a decidere l'esito del percorso medio della Gran Fondo La Garibaldina 2016 imporsi al fotofinish sul traguardo di Mentana è Antonio Marzano della MJ Sweet Angels, che vince per pochi centimetri su Luciano Cannizzaro del Team Falascazzana e Alessandro Diomedi della White Bull Team. Andate, violenti, accesi, spenti, non... A seguire Christian Bisogni, Anton David Brust, Stefano Ferruzzi, Mario Pastore, Pasquale Arabi, Marco Taviani e Federico Lanzi. E ci Tra le donne, Valentina Pezzano ha onorato al meglio la recente maglia tricolore con uno splendido trionfo a Mentano. Un successo straordinario sotto tutti i punti di vista, come testimoniato dalle premiazioni e dalla qualità dei premi offerti alle società, ai ciclisti over 90 kg, alle coppie lui e lei, e in particolar modo ai ciclisti di età superiore ai 70 anni una garibaldina che si conferma ancora tra le eccellenze del movimento ciclo amatoriale con il suo carico di entusiasmo e di sorprese per tutte le età. Marco Ciccolini e anche quest'anno grandi vincitori, ma quello che più conta è che siete riusciti ad allestire ancora una volta una grande festa di piazza. La partenza di stamattina era da incorniciare Grazie Cristian, detto da un intenditore come te un grande complimento. Sì, sono veramente, veramente felice del. E tutto il discorso della partenza di questa mattina veramente con la banda, l'Inno d'Italia e tutti i grandi nomi in prima fila e, e vedere quel serpentone che guarda il parco dei Cinque Pini dove ieri si è svolta quella splendida manifestazione di Baby Cross e dei bambini. Ripensare a tutto, anche se sono uno dalla lacrima facile, mi emoziono. Ecco, naturalmente c'è chi arriva prima, ma forse l'immagine più bella di oggi sono quelli dei gruppi compatti che arrivavano sorridenti tenendosi per mano. Sì, quella. Quella io sono. Non sono uso fare queste cose, però devo dire una cosa, le, il gruppo compatto è una mia idea, una mia idea che ha sposato l'anno scorso le, il circuito che avevamo e quest'anno Fantabici e hai ragione, io ero sul palco insieme a Fabrizio e, e veramente poi sentire Fabrizio con la sua bravura eh, esaltare questi ragazzi che eh, hanno fatto tutto il percorso insieme di squadra per eh, raggiungere la cognato premio. Eh, è una grande soddisfazione, questo secondo noi e secondo me è ciclismo amatoriale. Un grande successo per questa manifestazione che fa parte di un grande circuito, ricordiamolo. Sì, devo dire siamo contentissimi di avere nel seguito FantaBici La Garibaldina. Con Marco c'è un'amicizia che va al di là del discorso organizzativo, però devo dire gli devo fare i complimenti, so che Marco vede sempre tutto nero, è l'unico che si dà contro da solo, invece lo dimostra la gente che c'è qui, è una grandissima festa, una festa del ciclismo, una festa per tutti. Organizzazione perfetta, zero file da ieri, consegna pacchi, percorso presidiatissimo, veramente splendido. Oltretutto abbiamo avuto un sole clamoroso, direi meglio di così oggi non si poteva. Grazie amici di allora campionato XC, bravo, detto bene. non CX, no, perché, beh, mi quello riprendo, lo facciamo d'inverno, io, io dico sempre una sai cosa, sai che sono fiscale su queste cose che no, ma è mi giusto. parte l'embolo quando sbaglio i ma è nomi, giusto però eh. io, io credo che il conduttore, un buon conduttore non debba sapere nulla, ma sai che l'hanno detto anche al corso dell'ordine dei giornalisti l'altro giorno ma questa dai. cosa, sì. eh, ecco. mi sei no, ma ma io lo dico da 30 anni, perché se un conduttore sa tutto, cosa invita a fare? Esatto. E poi ci sono quei conduttori che non sanno un tubo e vogliono far vedere che sanno. Io invece riconosco di non sapere niente, so quello che, che, che riesco a, a, a dimostrare, ma poi dopo alla fine gli interpreti sono loro. Io poi quando vedo gli occhi di Sara Casa Sola, ti giuro, mi vengono i penotti, si dice penotti in italiano. No. Come si dice? i Brividi. Il brivido de... è un po' come sì, il brivido, ma anche penotti nel senso un po' più rurale, è vero. Perché lei ha vinto tutto e prima gli ho fatto una domanda quando sono entrati: insomma, si, si parla un po' in privato e gli ho chiesto: Hai vinto tutto, però sono molto contento che eh, ai campionati italiani abbia vinto la Baroni. Perché? Perché è una ragazza con dei problemi piuttosto seri. Una ragazza che sta affrontando la vita in maniera io credo meravigliosa. Una ragazza che non ci sente, ma sta cominciando a parlare e parla benissimo. E per me è stata un'iniezione di di fiducia e lei ha detto io sono più felice di te è vero o non è vero? Sì, tra tutte la Francesca penso fosse quella che se l'è meritata di più perché la vita che fa lei non è quella che facciamo noi io sono molto fortunata a non avere i problemi che ha lei e lei è una ragazza veramente fantastica perché riuscire a fare questo sport con i problemi che ha vuol dire secondo me molti sacrifici, molta forza di volontà quindi ma non appunto. sentire la, il, anche il tocco del pneumatico sulla, sulla terra, sulla roccia? Io credo che sia veramente e qualcosa di... Io non a com immaginare come faccia perché è veramente una grande sfortuna quella che l'è toccata e è veramente una grandissima ragazza lei a riuscire a conviverci ogni giorno e a raggiungere i risultati che riesce a raggiungere. È una fortuna per tutti. noi averla conosciuta Marco. Io dico tu sei un bel modello di corridore, non sei vecchio perché sei giovanissimo. Però Marco tu mi sei sempre piaciuto mi sei sempre stato un ragazzo pacato intanto. Poi dopo alla fine abbiamo anche demonizzato un po' il trend che il ciclista era uguale essere arrivato uno, perché insomma qualche laurea ce l'hai. E quindi io credo che in seno a questa società tu possa essere comunque un modello. Poi parlerò anche con Pontoni, ma questo tu sai che è una responsabilità, ne abbiamo già parlato, vero? Sì, sicuramente. Oltre al fatto diciamo di fare, tra virgolette, il corridore ancora. Darò anche una mano insomma alla, alla società perché, comunque, vai a fare magari il giro di prova con i ragazzi, gli consigli il tubolare, la pressione. Sono cose che, comunque, le ho passate prima io direttamente sulla, sulla mia pelle. Quindi posso dar loro una mano. Insomma. Io so che tu fai anche mountain bike e qua non me la devono volere. Adesso io vado a fare anche i CI, gli XC, eh, salute. Vado a fare i mountain bike e vedo l'organizzazione del, delle gare, eccetera. Però, mh, sempre non, non, non se la devono prendere. Tra il ciclo cross sarà perché è in inverno? Non lo so, non, 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 non voglio filosofeggiare. Però credo che ancora il ciclo cross sia diverso. Poi, anche nei, abbiamo visto il Veneto Cup: sì, c'è una certa familiarità, però non come quella del ciclo cross, non l'avverti? E anche gli interpreti lo, lo, lo avvertono. Tu ne hai tutte e due. C'è cioè un po' più di, 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 di staccamento, di scollamento su quello che è il pubblico, il pathos, l'energia che, che viene a crearsi. È una mia sensazione. Sì, infatti la, sento anche io questa diciamo, sensazione nel cross, si è più, si è più uniti, ma a differenza diciamo anche di categorie, e squadre. Siamo tutti mm. un gruppo, diciamo, c'è anche la mountain bike, ma molto meno. e eh, questa, meno, è una cosa sì. che ho avvertito io. Ma... È perché d'estate ci sono più concomitanze. È solo quello il motivo. Sono e quindi dove... non si trovano più: ad esempio, i ieri c'erano 10 certo. gare. 15 nel giro di 3-4 regioni, bene, sabato bene. c'erano gli internazionali, quindi magari molti hanno corso internazionale e non hanno corso a domenica, quindi tu avverti quello, certo, d'inverno è, è già diverso perché magari nel giro di 4 regioni ci sono due gare, quindi è normale che comunque tira gruppi, poi parliamo del Mastercross, del Trofeo Trivento, del Giro d'Italia che sono comunque eventi di un certo tipo, già se andiamo a vedere, non lo so, i nostri amici della Puglia che salutiamo, certo. che ci seguono, è un cross già diverso, perché comunque c'è meno gente, anche se è affezionata, ma comunque c'è meno certo. gente. Daniele, e da... questa è un po' la chiave, però eh, tu concordi in questa analisi? No, io sono più d'accordo con te. Cioè, spiegami, mi credo piace che... quando una persona anziana, credo... non come me, ma insomma, che mi viene <ride> dietro, mi dà ragione. E' un po' No, eh, quello, quello, quello che hai detto, siccome l'ho vissuto anche prima, c'è più nell'ambiente del cross, ho fatto anche io tutte e due le specialità, ho fatto anche l'XC, cross Country quando ero io, l'XC è arrivato dopo. Quindi c'è un po' più di di staccamento. Mm nel cross succede qualcosa hai bisogno non guardi la squadra che c'è sì c'è l'agonismo però se c'è bisogno di darsi una mano sì. ci si dà una mano la macchina rimane dentro in mezzo al campo non stai a guardare è bianco rosso nero ci si dà tutta una mano diciamo questa eh, questa cosa si, si percepisce? Eh beh, nella più sofferenza c'è unità, mai nella, nella ricchezza esatto. qua è, è ovvio e mi fa piacere anche che tu lo abbia raccontato. Ma detto questo, io sai che sono un osservatore Daniele e ho sempre guardato il comportamento dei direttori sportivi e degli allenatori anche. Ma non li guardo tanto nel campo di gara perché dovresti guardare te, vabbè, corri come un pazzo avanti e indietro, dico che sono fatto 10.000 km vabbè. Serve a poco, no? Cioè servirà per te. Ma quello che io ho, ho sempre avvertito sono le tue occhiate che dai, sono quei momenti che, invisibili, io citerei a dire, nel senso che i tuoi ragazzi comunque quando fai presentazioni o quando fai eh, la riunione con il tuo gruppo eh, più che le parole ti guardano, cioè c'è un'alchimia, un, un, so, un chiamala quello che vuoi, un, un momento dove sono più pesanti i silenzi che le parole. No, hai detto bene, certe volte è bello, è bello capirsi anche con, eh, con gli sguardi, tante volte ci parliamo così anche in corsa, loro lo sanno e ci parliamo solo mentre li vedo, mentre loro sanno devono fare certe azioni in certi momenti, anche non concordate prima. Quindi eh, quello che più mi piace di questo... Mestiere, anche se io non lo chiamo un mestiere perché è un divertimento, come quando correvo, anche adesso mi piace molto fare eh, quello che faccio perché passare comunque anche tutta la tua esperienza, soprattutto sui ragazzi, è qualcosa di, eh, di molto importante e ti. Quello, quello che c'è stato prima, le vittorie sono tue e basta. Eh, sì. Qui riesci ad avere una cosa più, più completa eh, e ti fa sentire più, più reale. È un fiume che raccoglie. Di, di quello che fai. Sono d'accordo. Eh, avere poi i ragazzi, andare a una gara di cross e riuscire a coprire eh, tutte le categorie, cioè dalla prima gara del mattino fino all'ultima della sera e avere soprattutto anche chi ci sta dietro i genitori, ma anche eh, loro stessi ragazzi. Eh, ho Marco che mi dà una mano grandissima, l'ha già detto lui, ma non solo domenica durante la gara, cioè lui sta ancora correndo, lui è un altro a cui eh, non può stare senza bici, quindi lui devi tenerlo sempre in questo ambiente, è un ragazzo come hai detto tu, laureato, sa tante cose, è posato e eh, credo che il filo che viene dietro di me eh, debba essere lui, questa squadra è anche quella, quella del futuro. Noi chiaramente con gli anni andremo anche a rinnovarci, non, abbia, non avremo sempre gli stessi ragazzi, ogni anno ne cambieremo uno, due, tre, quattro, quello che serve certo. e chiaramente entrerà qualcuno di nuovo, qualcuno uscirà. Da noi deve innanzitutto rimanere chi è contento di rimanere, perché quello è importante, noi dobbiamo fare le cose con il cuore e con il sorriso. E questo credo sia poi eh, la chiave eh, che ci fa stare bene come squadra ma anche come, come gruppo benissimo guarda io ti faccio un applauso perché sì. se lo merito a tutti i io quando parlo a Pontoni mi incanto, eh, scusate mi oh, ascolto volentieri anche perché lui può parlare insomma ha vinto qualcosa come qualcosa è successo anche alla Amsterdam Race insomma io che ho visto bello. un gasparotto ma io ho visto un bellissimo Enrico Gasparotto, molto commosso, mi è piaciuto tantissimo poi l'intervista finale e tiriamo le orecchie un po' perché io ho visto subito anche il terzo posto e sono i colbrelli, qualcuno l'ha visto dopo mezz'ora quindi ah. è brutto, sai quando è giusto fare la festa a Gasparotto perché Gasparotto ha vinto l'Amstel sì, però anche è anche giusto posto. ricordare un terzo posto, è giusto ricordare Visconti e un Ulissi, insomma avevamo davanti 4-5 atleti nei primi dieci, e quindi secondo me bisognerebbe ricordarli un po' tutti dall'inizio. Eh, insomma, quando <ride> poi si vince, voglio dire, è poi dopo una classica importante, credo. Assolutamente, è no? una bella classica. e quindi... Settimana scorsa abbiamo parlato della sicurezza stradale, se ricordi, ahimè, si rinnova sempre l'appuntamento con gare che vengono sospese. Anche a Butrio è eh. stata sospesa una gara. Purtroppo ho paura che in questo momento. Oh, 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 è un La Santa Protettrice ha abbandonato le strade. È un grosso problema. Quindi. Adesso diamo via la linea al. Internazionale d'Italia, wow. ultima prova. Ma è una gara siamo, forte questa qua. È eh, Ors Category di Montichiari, siamo arrivati alla fine di oh, questo. Oh. Ors Category, è. quindi è ancora più su dell'internazionale. Ci sono ma noi diciamo, bei diciamo. atleti, eh. insomma, pronti per Rio, adesso cominciano le Coppe del Mondo e ultima gara quindi. Gara importantissima per noi. Eh, lui. bella gara, sì. Eh, ma eh, siamo senza limiti, ragazzi. Via clip. Ah, eh. Montichiari va a chiudere l'internazionale d'Italia di Mountain Bike che Scratch ha seguito fin dalla eh, prima tappa di eh, Maser è stato Maser, Milano, quindi Nalles e eh, la chiusura in questa cittadina della provincia di eh, Brescia. Un percorso eh, cittadino che costeggia e che eh, appunto costeggia il castello con un parterre de Rouen. Subito lì davanti Gunn Rita Dale, la vincitrice di Nalles, tallonata da la polacca Maia Vlovoskava che eh, diciamo sta preparando gli appuntamenti più importanti della stagione, soprattutto la Coppa del Mondo, ma non solo i e i giochi olimpici che saranno in agosto a Rio de Janeiro. Abbiamo visto nel passaggio anche nella Rock Garden di Serena Calvetti, protagonista a Montecchio Maggiore eh, l'indomani. La Calvetti chiuderà in nona posizione la gara di eh, Montichiari. Gunritale davanti, Brovasca in seconda eh, posizione, in terza abbiamo Jana. Eh, Belo Moine assieme alla Lisa Rabenstein, l'atleta della Focus e alla leader dell'Internazionale d'Italia, voglio dire Chiara Teocchi, l'atleta della Bianchi eh, Under eh, 23 Tutte straniere poi, eh, diciamo, nella top ten, eh, ad eccezione della, eh, della Calvetti. Ultima tappa dell'Internazionale d'Italia con eh, la eh, Teocchi, che è saldamente leader. Eh, intanto un passaggio, un saluto anche a Anna Berparleiter, fresca eh, vincitrice per quanto riguarda l'eliminato, il titolo italiano, mentre Chiara Teocchi in questo momento si attesta attorno alla quinta posizione. Immagini sempre più eh, nettamente al comando per quanto riguarda Gunn eh, Ritadale. e Attenzione alle Olimpiadi perché la norvegese potrebbe essere veramente un'avversaria ostica non solo della nostra Eva Lechner che sta preparando la stagione all'estero ma anche di eh, Tania Zak, della Vlogoska che abbiamo visto adesso e, e di tutte le altre perché potrebbe essere veramente, nonostante l'età, un'ottima atleta. Vince anche a Montichiari Gunn Ritadale, quindi Maya Vlogoska in seconda posizione. Belo in terza, Lizzale Bensteiner in quarta, Chiara Teocchi in quinta, vince l'internazionale d'Italia. Mi sono sentita abbastanza bene, mi sento felice, sono contenta, ho avuto buone sensazioni. È stata una gara dura. E sono felice di aver avuto Maia vicino a me, è un duello che è accaduto più volte lo scorso anno e sono sicura che ci saranno altri duelli di questo tipo. E oggi una buona gara, ho finito alla fine quinta, sono contenta perché sono riuscita a vincere la classifica finale dell'Internazionale Italia, il mio obiettivo di questa stagione, volevo ringraziare tutto il team per il supporto e insomma questa maglia la voglio dedicare però a mia mamma che è stata operata da poco, un'operazione insomma non molto complicata, però insomma questa maglia la dedico a lei. E con il podio de destinato alle donne elite, ricordiamo tra l'altro che Martina Berta ha vinto l'Internazionale d'Italia per quanto riguarda gli, le donne junior e Antonio Folcarelli, conoscenza del ciclocross, il figlio di Massimo, ha vinto per quanto riguarda gli junior maschile. Andiamo con la gara clou di giornata, veramente... Parteel di un mondiale, gara Elite Andra 23 con Tempie Marco Aurelio Fontana, Marot, gli atleti della Forestale che sono veramente attesi a un'ottima prestazione in vista della convocazione che il CT Uber Paluber ha dedicato loro per quanto riguarda la prima prova di Coppa del Mondo in Australia, Joelle Bertolini e il ritorno, l'avevamo già visto a Milano, del campione italiano Tiberi. Tiberi che lo, lo sappiamo tutti, ha avuto eh, un'operazione per un link. Um, e che è ritornato veramente subito uh, alle gare anche e soprattutto per la voglia di guadagnarsi il posto per quanto riguarda le Olimpiadi di Rio. Tempie, Marotte e Fontana è veramente duello all'ultimo sangue bellissimo questo tratto uh, molto spettacolare in discesa con uh, appunto i salti vediamo Marotte nella parte in uh, salita va uh, appunto a prendere le, della corsa subito dietro Marco Aurelio Fontana Fontana oggi in giornata molto positiva e Stefan Tempie Fontana e Tempie si giocano il, la vittoria finale dell'Internazionale d'Italia Luca Braidot subito in ehm, quarta posizione quindi ottima in questo momento la prestazione dell'atleta del GS Forestale con Botero in quinta e, e via via eh, tutti gli altri Gioele Bertolini per dovere di cronaca si attesta attorno alla nona posizione buona anche la prestazione di Andrea Tiberi assieme a Daniele Braidot ma siamo già all'arrivo con Marotte che riesce a staccare proprio nel finale Marco Aurelio Fontana in seconda posizione quindi Stefan Tempier vincitore dell'Internazionale d'Italia, segue Luca Bredotti in quarta e John Botero in quinta. Via all'intervista di giornata. Eh, tu ho attaccato due volte nella salita del castello, e non è stato abbastanza per avere un gap che mi permettesse di vincere, Marco ha cercato di attaccare più volte, io ho aspettato l'ultima parte del percorso per attaccare perché era un, un tratto molto più consono e perfetto per me. È stata una scelta forse giusta perché sono riuscito ad avere un piccolo gap necessario a, a vincere, insomma è sempre bello vincere a Montichiari in questa la gara horse category uh, l'obiettivo sì, sì, era di, di avere la maglia allora sono molto contento e con Marco è duro sul finale perché lui è sempre molto molto forza sullo sprint Ma Marlott ha fatto una grande staccato sulla, al rifornimento l'ultimo rifornimento e partito con 20 metri dopo a... per me era <ride> grazie a lui o... guarda la, la maglia so... sono contento? sì dai buon esempio oh bel ninin dai facciamo in fretta ma Asia Zontone così almeno eh Papà tutto bene a casa? Tutto bene? Sì sì tutto Sono tutto contento Siete i capelli Lei ha un, un visino bellissimo sì, sì, E anche te grazie. continui a fare ciclocross E, e d'estate cosa fai? Eh, Mi cimento sia nella mountain bike Che faccio qualche gara anche su strada Però le fate da, da liberi professionisti Con altre squadre? Sì sì Con la James Bike Team Buia James Bike Team eh, Che oramai è quella che organizza Anche il ciclocross se non mm -hmm. sbaglio No? Sì Quest'anno quanta pioggia bene. È vero Adesso voglio sentire la figlia del Presidente che di solito i figli dei presidenti stanno sulle balle. Ma no, ti spiego perché. Negli altri sport, ma non nel ciclismo, perché anche io quando giocavo al calcio c'era il figlio e il nipote del presidente che erano delle cioffe che giocavano. Però non, non dovevano giocare. Ma siccome nel ciclismo nessuno sta in panchina, quindi non sussiste il, pro il problema, è vero o non è vero? Speriamo. E poi dopo diciamo la verità, a te ti va di far fatica. Eh sì, se no non farei questo sport. Perché penso che il ciclismo sia tra gli sport più faticosi che ci siano, sì. e se non hai passione, non hai voglia di fare fatica è meglio. Però, siccome diciamoci la verità, tu non è che eh, hai problemi economici, potresti fare anche la figlia di papà, no? Quindi, eh, eh, no, questo è un valore aggiunto, perché credo che tanti dicono: ma chi, chi me lo fa fare? E a me piace sentire una ragazza che potrebbe fare anche, non so altre cose che voglia fare del ciclismo credo che tu sia anche nel tuo piccolo per me nel tuo grande un modello ma io credo che comunque siano soddisfazioni personali perché eh, cioè la passione ti, ti porta a fare la a supportare la fatica e tutto poi quando ottieni, arrivi al tuo obiettivo, ottieni delle grandi soddisfazioni, vieni ripagato di tutti i sacrifici che fai. Della io ti faccio un bel complimento. Chiandussi invece, e qua voglio vedere gli occhi di Pontoni, inquadratemi gli occhi di Pontoni quando io parlo di Chiandussi. Chiandussi io ti avrei dato una martellata in testa due anni fa quando ti sei rotto la caviglia e te l'avrei data tanto volentieri perché avrei preferito che tu fossi stato fermo anche sei mesi, anche sette mesi ma che tu ti fossi riposato alla grande invece tu io sono convinto che tu hai voluto strafare e questo ti ha un po' condizionato anche quest'anno non nel fine stagione no beh allora io non, non posso stare senza la bici cioè, ho capito stare. anche io cioè, cioè. fate un applauso vi <ride> prego fate un applauso no, no. Provo a portarli anche sull'altra strada, ma mi rimangono tutti solo... Eh ma sull'altra strada. strada poi si porta col papà di, 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 di Ponta, ma io ho capito che tu non riesci a stare... Ma Ninin, guarda che tu hai sofferto molto, per andare a fare un campione italiano era 40 giorni che eri appena... Oh, ma la, cioè, io stavo bene e ho voluto riprendere. Beh, Pontoni, tu eri contento? Ma lui, lui è, è venuto comunque alle corse sempre... So, come, come ha detto lui, lui, lui non può stare senza bici. Se gli togli la bici, è meglio che gli togli una gamba. Quindi eh, abbiamo dato un po' un colpo alla botte, un colpo al cerchio. Quindi visto che sei partito certo. così, comunque, eh, è venuto dietro. Chiaramente eh, gli abbiamo detto: senti di fare quello, quello, quello che puoi. Eh, e ma un cavallo di razza tenerlo imbrigliato. È, dura, Beh, eh. è, è difficile. Poi quest'anno la stagione è partita un po' condizionata ancora da questo infortunio. Ma poi, quando è arrivata la, la prima vittoria, si è sbloccato anche lui mentalmente. e La vittoria, io dico sempre, che, che aiuta, anche per piccola che sia, aiuta, aiuta sempre. Poi, eh, tu sai, hai detto che si il messo... prossimo anno Chiandosi ci farà brillare gli occhi, è vero? Sì, E eh, quindi sì. noi abbiamo fatto una scommessa: sì. a parte che la perdiamo, la vinciamo entrambi, perché anch'io sono convinto. Passiamo invece a questo ragazzo qua, va? Questo come si chiama? Dai, dillo tu, ce Ma la non fai? Sola. E sei fratello, l'ho fatto apposta. Perché ti sei rotto il dito? Eh. Cioè, qua, venite infortunati, io non lo so, una volta... Che... Tu col dito, metti il microfono. In mountain bike, facendo un'uscita con mia sorella piccola, per, non fa... per fargli vedere come non fare una cosa, sono caduto. Vabbè, però l'ha imparata se non si deve fare. Sì, sì. Cioè, ha capito, tu sei stato così bravo da insegnargli anche le conseguenze. Esatto. Ma tu sei un mito. Sì. Ma non me li portate tutte le puntate. C'è questo, è caduto per fargli vedere qua che ti fai male. Eh, è, fatto. è giusto, è giusto, è giusto. Allora, ti auguriamo pronta guarigione. Invece il papà di Ponta. Guarda, io adesso siamo quasi in chiusura, possiamo dirlo, siamo non in orario protetto se io e te e tuo figlio dovessimo andare non so in un night io e te carichiamo tuo figlio no perché tu c'hai proprio la faccia d'attore e si vede che sei uno che sei della dritta via è vero insomma ce la metto tutta dai per stare in linea fate un altro applauso ma che bella gente Oh, per essi un anni sottosti hai un padre che è fighissimo dai di la verità No, è vero, ma, me lo ma la me la me è una come se lui, poveretto. Ma che cacchio, no, vero? Ma lui sarà, lui fra vent'anni io sarò morto rimorto e lui sarà un figaccio come suo padre. si tiene in forma e la bici. E vedi, per quello l'argentità non fai bici? Eh, no, io non faccio bici, però ti rinforzo lo stesso. Un'altra, cioè, voglio dire, ci sono biciclette e bici. Eh, parlare che Pontoni, no? Ogni giorno in bici Eh, lo lì. vedo, ma Pontoni, l'ultima clip me la devi fare, tu, ti ho chiesto perché sei tifoso del toro? Ho capito, tua moglie, ma anche tu. Ma io, io è nata dal, in prima elementare questa eh, mi hanno raccontato innanzitutto erano tutti della Juve, Inter e Milan quindi già lì dovevo andare contro qualcuno e eh, devi andare contro qualcuno sempre Davide contro Golia e eh, eh. poi eh, naturalmente sapendo la storia di, di, di Superga da lì mi sono appassionato e tuttora sono, sono molto appassionato quindi anche fra otto giorni tornerò a Torino a vedere Torino, 15 giorni Torino-Napoli, seguo quando posso Molto più il calcio che non il ciclismo, quindi. Beh, insomma, ci accomuna però... questa passione, eh, quindi sono contento. Beh, io non so come ringraziarvi Ringrazio te. Caro Ponta, grazie anche a te, Casasola sola, che sei no, bella, bravissima, e non so cosa dirti altro. Eh, no, velocemente, perché non c'è il Veneto Cup? Domenica? Eh, sono momento... mente è fermo per un problema dovuto alla, alla caduta della prosechissima e speriamo di guarire presto. E tu Casasola sola cosa fai in estate? Non te vai che strada Anche tu. Beh insomma vi auguro tutto il bene di ogni mondo. Caro Paolo Leonardi, grazie per essere stato con noi, alla prossima speriamo di vederci quando precederemo il Ciclo Corso perché so che tu ne organizzerai una quest'anno. Ne organizziamo una, è la prima gara che organizzano i Valdinone e abbiamo il primato questa volta, è il 16 ottobre. Il 16 ottobre è in un percorso inedito, speriamo di far bene. E che Salvatore venga a lucicarsi gli occhi. Salvatore ha già promesso che ci dà una mano. E, beh, noi di organizzazione abbiamo fatto qualcosa negli anni passati. Abbiamo già organizzato un italiano, sono coorganizzatore del Giro del Trentino Donne. Però nel Ciclo Cross non ho mai organizzato nulla. Beh, in bocca al lupo. Daniele. Ma, quando siamo, vieni qua? abbiamo Daniele perché eh, beh, lui, certo. con l'esperienza eh, Daniele, casa tua casa mia, casa tua quando vuoi venire, vieni, portaci una ventata di torinismo insieme a tua moglie. Perché io sono Torino. Per me Torino nel cuore, non c'è niente da fare, sono Torinese. Grazie a Ilenia. Io adesso lancerei la voce della Valle, se non ti dispiace. Assolutamente. La eh, settimana scorsa abbiamo parlato con Sami Basso, il nostro caro amico, abbiamo parlato delle bellezze della Valle del Brenta. Adesso c'era uno speciale proprio sulla grande guerra, che qua in Veneto la chiamano la guerra Granda, Granda per, 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 per un. Una serie di motivi incredibili. Prima si parlava di alcune montagne. È vero, ci sono delle montagne come Cordina, come Madonna di Campiglio, che sono montagne alla portata un po' di tutti: basta avere un piccolo, insomma, un piccolo, una piccola somma di denaro e poi raggiungerle. Eh, semplicemente eh, con tutti i comfort di questa terra ma poi ci sono delle montagne invece che bisogna guadagnarsi, Mi viene in mente Erto e Casso proprio già la nom nome Erto ripida quindi bisogna stare in piedi con fatica mi vengono in mente anche Monte Prato che non è proprio eh, Madonna di Campiglio ma è pur sempre una montagna e quindi sempre con i suoi valori anzi valori maggiori perché bisogna proteggerla ancora di più è come il Monte Grappa pensate prima guerra mondiale e forse pochi sanno che questa guerra mondiale procurò circa 37 milioni di morti. Quindi parlano di, del ricordo, di ricordare l'anniversario 15-18 o per alcuni 14-18. Insomma, noi abbiamo cercato di fare questo documento, costruire questo documento, che più ci avvicina a quelle che sono state sì, per certi versi, delle grandi gesta, dei grandi, eh, grandi atti eroici da parte dei nostri soldati. Certo che come tutte le guerre soldati sono andati a combattere una guerra per forse arricchire qualche potente e tanta povera gente è morta. Corsi e ricorsi storici, crediamo ahimè che anche in questi giorni quello che sta succedendo è sempre a discapito della povera gente. E comunque noi cerchiamo con questo documento di poter rendere utile alle scolarische e a coloro che un po' hanno perso la memoria. Quindi la voce della valle. Buonasera. Grazie.